Allora do il benvenuto a tutti a questo ultimo appuntamento del ciclo di lezioni Diritti Umani verso Pandemia, che è stato promosso e organizzato dal CESPI in collaborazione con l'Istituto Treccani. Abbiamo un po' fatto in questi venerdì, attraversato un po' il tema del rapporto tra i diritti umani e pandemia, cercando un po' di capire e di avere delle chiavi di lettura per comprendere da una parte quello che è accaduto, quello che sta accadendo, e dall'altro poter avere degli elementi di riflessione e di analisi rispetto anche al futuro, per prepararci a quelli che sono eventi che come quello del Covid ci ha, tra virgolette, sorpresi all'interno di una quotidianità. Come diceva la scorsa volta il dottor Palma, il Covid ha comportato una compressione di tutta una serie di diritti legati all'emergenza, ma ha avuto un impatto non uguale per tutti. Esistono delle categorie che noi abbiamo chiamato vulnerabili, per i quali l'impatto del Covid sull'esigibilità dei loro stessi diritti è stato più importante, insomma, decisivo. Abbiamo scelto in queste lezioni di affrontarne tre di queste vulnerabilità. La prima ha riguardato i minori. La volta scorsa le persone private della libertà in tutte le loro forme, e oggi abbiamo pensato di affrontare il tema della vulnerabilità in ambito sanitario. E per questo appunto abbiamo coinvolto il professor Claudio Cartoni, che ringrazio sin da ora, e che ci illustrerà un po', ci aiuterà a attraversare questa tematica oggi. Io lascio solo due riflessioni anche al dottor Cartoni, un po' per la giornata di oggi. Il tema della vulnerabilità sanitaria è chiaro che è un tema su cui abbiamo sentito parlare molto rispetto ad alcuni ambiti, forse troppo poco rispetto agli altri. Credo che ci siano due aspetti importanti per la nostra riflessione. Uno è proprio il tema della vulnerabilità, l'impatto che ha avuto sulle persone più vulnerabili, il non accesso alle cure, il non accesso o la maggiore difficoltà di accesso a quelle che sono le strutture sanitarie, ma c'è anche un altro aspetto che riguarda la solitudine delle persone malate, la solitudine in modo particolare che ha coinvolto le persone che sono state colpite dal Covid e sono decedute. Questo rimanda un po' a quello che è un tema della morte degna, no? Che sicuramente ha colpito molto anche nell'opinione pubblica, ma anche proprio a titolo personale. Ecco, un po' se attraversare un po' queste tematiche, che sono appunto tecniche ma anche etiche. E per questo appunto ringrazio il professor Cartoni, lo presento brevissimamente. È un medico, è laureato in medicina e chirurgia, specialista in ematologia clinica e oncologia generale. È socio e membro dell'attuale consiglio direttivo regionale della Società Italiana di Cure Palliative, e oltre che consulente e collaboratore del Comitato Scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, nostro partner in questa iniziativa, ed è stato membro della Commissione Ministeriale sulle cure di fine vita e terapia del dolore. Le lascio la parola ringraziandolo nuovamente. Grazie, ringrazio innanzitutto CESPI e l'Istituto Treccani per questa opportunità di intervenire su un tema che è abbastanza inerente al campo in cui di fatto io mi muovo. Al di là, diciamo, delle mie incarichi, io sono un medico che si occupa di pazienti
onco-ematologici, cioè affetti da tumori del sangue, e il mio campo di interesse è soprattutto un campo che riguarda i pazienti fragili, sia nel loro percorso di cura all'interno dell'ospedale, ma anche a livello domiciliare. Quindi in questo caso possiamo dire che la fragilità, perché parlare di pazienti vulnerabili? Perché diciamo, questa, come è stato già accennato e come abbiamo sentito ormai tante volte, è forse la categoria di persone che hanno pagato il peggior prezzo, il prezzo più alto, cioè sia in termini di mortalità che di morbilità, cioè di comparsa di condizioni patologiche legate alla malattia stessa in corso di pandemia Covid. Ora, noi sappiamo che molti pazienti che hanno avuto una malattia sintomatica sviluppano poi quella che viene definita la sindrome post-Covid, che ha ripercussioni sia a livello polmonare che a livello cardiaco, soprattutto anche neurologico, e soprattutto questo anche in termini di qualità della vita. Quindi non soltanto l'impatto brutale sull'aspetto di mortalità, ma anche su quello che soffrono e patiscono le persone dopo aver attraversato la malattia del Covid. Ora, io credo che sia molto importante definire che cos'è la definizione di vulnerabilità, perché è un termine che si usa molto, no? Che si usa molto, molto spesso e in maniera appropriata. E mi interessa, cercherò di affrontare e di cercare di definire le differenze tra ciò che è vulnerabile e ciò che è fragile, la fragilità, la vulnerabilità, che non sono sinonimi, e in termini anche di suscettibilità. Questa, cioè, parlare di questa differenziazione è importante perché questo che è un punto che ci poi può consentire di capire dove intervenire, perché credo che sia nel sentore comune di tutti che noi tutti sappiamo che i vulnerabili sono quelli che hanno pagato il prezzo maggiore, ma un altro luogo comune che dice la verità, che però che corrisponde alla verità, è che il Covid ha di fatto scoperchiato, è stato un pettine su cui si sono annodati vari nodi, delle insufficienze dal punto di vista sanitario, dal punto di vista sociale, dal punto di vista organizzativo, e quindi se vogliamo pensare che questa esperienza dell'attraversamento della pandemia possa essere un'occasione non mancata di rimodulare e ripensare certi aspetti organizzativi in campo sanitario, dobbiamo capire veramente chi sono i pazienti vulnerabili, chi sono i pazienti fragili e come poter intervenire. Ora, per vulnerabile si intende quella persona o quei gruppi di persone che a causa di una condizione fisica, ambientale, psicologica, economica, finanziaria, sono a maggiore rischio di avere delle conseguenze che sono conseguenze sia sul piano sanitario, ma anche sulla qualità della vita, sulle condizioni di vita. E quindi, diciamo, questi fattori che sono alla base di questa maggiore esposizione al rischio sono forse i fattori su cui eventualmente in un futuro, non troppo in là, si potrebbe agire. Ora, se noi andiamo a pensare, per esempio, chi sono i pazienti vulnerabili che hanno pagato un prezzo durante la pandemia Covid, si può pensare che ci possono essere i cosiddetti vulnerabili diretti, e cioè quelle persone che hanno contratto la malattia e i loro familiari. E queste sono quelle persone di cui parlavo prima, cioè sono persone che poi hanno non solo attraversato la malattia, non solo hanno affrontato
problemi del post-Covid, ma sono anche coloro i quali sono morti. Ma poi ci sono i cosiddetti vulnerabili indiretti, e cioè sono quei pazienti che hanno delle determinate patologie, malattie, che pur non essendo stati coinvolti direttamente dalla malattia, hanno in qualche modo pagato lo scotto di un sistema sanitario e sociale e organizzativo che è saltato. E quindi possiamo pensare a tutti coloro i quali hanno avuto problemi di accesso alle cure. Ora calcolate che questo aspetto è un aspetto molto rilevante, perché ancora, nonostante le società scientifiche, quali quella di ematologia, di oncologia e di cardiologia, hanno segnalato il problema, per esempio, della riduzione del numero delle chemioterapie eseguite, della riduzione del numero di accessi in ospedale, ancora non siamo ancora in grado di quantificare quanto questo tipo di mancato accesso possa generare degli outcomes, degli esiti negativi. Non l'abbiamo ancora quantificato. Quello che è certo è che i pazienti che, per esempio, hanno e ritorno ai vulnerabili diretti, i pazienti, per esempio, oncoematologici che hanno contratto il Covid, le patologie portatori di certe patologie, la mortalità è aumentata del 30%. Quindi, diciamo, l'effetto diretto in soggetti vulnerabili è stato subito quantificato, perché in molte patologie c'è stato un incremento del 30% di mortalità. Ancora non è così semplice quantificare gli effetti a lunga distanza del mancato accesso delle cure. Faccio un esempio. Uno delle evidenze più lampanti è che ci sono stati ritardi diagnostici. Molti pazienti oncologici si sono presentati agli occhi degli ematologi o degli oncologi in ritardo, cioè con neoplasie in stadio più avanzato, perché è venuto a decadere anche il criterio, nello strumento della prevenzione secondaria, e cioè i programmi di screening a livello generale. E soprattutto non ci sono stati episodi di intercettare questo tipo di pazienti rapidamente, soprattutto per quanto riguarda l'attività di screening sia a livello radiologico che a livello strumentale. Questo ha determinato un ritardo elevatissimo di diagnosi, e soprattutto ha fatto sentire le persone abbandonate a se stesse. Questi sono pazienti fragili, perché sono pazienti vulnerabili, perché un paziente che poi di fatto non riesce ad accedere alle cure è un paziente che ha un rischio elevatissimo di avere un esito negativo, come ho detto prima. Poi, per esempio, altri pazienti vulnerabili, io ritengo che sono i pazienti che sono stati ricoverati in ospedale, e non soltanto i pazienti, i soggetti che si trovavano nell'RSA, che non possiamo definire pazienti, ma sono persone che erano nell'RSA. Ma io penso anche ai pazienti che sono rimasti in ospedale e che non hanno avuto possibilità di vedere i propri parenti. E questa cosa continua a esserci ancora. Voi sapete che c'è stata un decreto che ha, come dire, aperto le porte all'RSA, ma per quanto riguarda le visite, ma per quanto riguarda gli ospedali, questo aspetto è ancora un aspetto molto non affrontato, e credo che ci sia un problema anche di buona volontà da parte delle direzioni sanitarie a dover prendere in considerazione questo tipo di situazione. Ora, a questo punto, io quello che credo è che un altro aspetto da prendere in considerazione sono i cosiddetti portatori di disabilità.
I portatori di disabilità sono, a questo punto è inutile parlare di pazienti, ma sono persone che vivono nelle loro case, che durante la pandemia non hanno ricevuto a casa assistenza. E parliamo di portatori di disabilità che possono essere o i grandi anziani, ma possiamo pensare anche tutti i giovani pazienti, portatori di disabilità importanti, che non hanno ricevuto per parecchi mesi la visita di fisioterapisti, logopedisti, badanti per quanto riguarda gli anziani, e che nella loro, diciamo, condizione sono passati da una condizione di vulnerabilità di base a una condizione di estrema fragilità, in quanto hanno avuto una perdita del supporto assistenziale sia da un punto di vista sanitario, ma soprattutto da un punto di vista riabilitativo e sociale e di compagnia. Quindi vedete che il concetto di vulnerabilità è un concetto dinamico. Chi inizialmente non è vulnerabile, può esserlo diventato in corso di pandemia. E quindi se noi pensiamo alle categorie che sono state identificate, adesso io vi condivido lo schermo con la mia solita, diciamo, incapacità, però mi interessa condividere. Allora, queste sono le cosiddette categorie che adesso vi mostro, che sono le cosiddette categorie degli pazienti estremamente vulnerabili, che sono stati quelli che sono stati coloro i quali che sono stati individuati come i primi da vaccinare, no? E questa è proprio questa è la definizione del Ministero della Sanità: persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d'organo preesistente o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi. Allora, voi vedete che non è la malattia in quanto tale, ma che all'interno della malattia vi devono essere dei determinanti, delle caratteristiche di suscettibilità che fanno sì che il rischio a cui queste persone sono esposte è maggiore rispetto anche ad altre persone che hanno le malattie neurologiche ma che non hanno quelle caratteristiche. Faccio l'esempio, per esempio, di quello che mi concerne, le patologie oncologiche. Voi vedete che non tutti i pazienti con tumori hanno avuto diritto a essere vaccinati subito, ma soltanto coloro i quali avevano una malattia non controllata o che erano in trattamento. Allora, se parliamo quindi di vulnerabilità, noi possiamo dire che questi sono i pazienti vulnerabili più semplici da individuare. Non è detto che poi la risposta assistenziale sia una risposta corretta, però uno dei primi punti più importanti è capire di cerchiamo di identificare chi sono i pazienti vulnerabili. Allora, mi premeva in questo primo passaggio farvi vedere che parlare di un concetto di vulnerabilità diretta o indiretta in relazione alla pandemia. Perché, come abbiamo detto, ciò che si deve in qualche modo evitare è che accada il cosiddetto evento indesiderato, e cioè il peggioramento della situazione di salute o sanitaria. Quindi qui potremmo dire che più che altro ci sono degli elementi di suscettibilità, no? Quindi suscettibilità biologica. Però noi sappiamo anche che, anche per gli esempi che vi ho fatto prima, le determinanti spesso non sono soltanto determinanti di carattere biologico, che potremmo definire suscettibilità per distinguerli, ma esistono la cosiddetta vulnerabilità sociale. E la vulnerabilità sociale è un concetto tale per cui non si prende, viene definito vulnerabile quella persona che, al di là di avere dei parametri biologici di malattia chiari, ha anche delle altre condizioni che andremo ad analizzare, che fanno sì che questa suscettibilità, che questo rischio di contrarre un peggioramento della loro stato di salute è amplificata dalla condizione in cui essi si trovano.
Ed infine poi c'è un concetto fondamentale che è il concetto della fragilità. Allora, la suscettibilità l'abbiamo definita, suscettibilità biologica è, sono dei dati clinici. Determinanti sociali sono tanti, possono essere l'isolamento, la solitudine, l'isolamento sociale, la condizione la condizione di fattori economici, tutti elementi che fanno sì che poi a un certo punto è dall'interazione di questo, di queste, diciamo, di questa situazione, diciamo, di tra suscettibilità e vulnerabilità sociale, succede questo. Succede che essenzialmente la fragilità non è altro che una caratteristica, una condizione, un processo dinamico che soprattutto durante l'invecchiamento, ma non solo, è un processo dinamico che comporta una progressiva riduzione dell'autonomia della persona. Quindi voi vedete che quello che vi ho fatto vedere prima, e cioè gli elementi di vulnerabilità e suscettibilità biologica, sono indipendenti dall'età. Quello che io vi ho mostrato prima sono dei criteri che riguardano essenzialmente criteri legati biologici alla malattia. Quello che invece conta a questo punto è prendere in considerazione anche la fragilità. E la fragilità non è altro che il crearsi di deficit progressivi, soprattutto durante l'invecchiamento, che sono deficit che possono essere essenzialmente legati a una, che portano a una ridotta autonomia della persona, e che inizialmente, diciamo, che i primi modi di individuare un soggetto fragile erano la presenza di cinque fattori: una andatura lenta nella camminata, una ridotta attività, una perdita di peso, una perdita di forza e una condizione di grande astenia. Questi elementi, soprattutto inseriti in soggetti anziani, facevano sì che questa condizione, diciamo, di vulnerabilità, suscettibilità e fragilità non facessero altro che aumentare l'effetto indesiderato. Allora, è molto importante ragionare sul fatto che è necessario individuare quali sono i fattori che portano alla fragilità per poter poi incidere nel cambiamento. E quindi noi avremo i livelli di autonomia, cioè la impossibilità di badare a se stessi, cioè i soggetti che sono anziani, che vivono da soli e che soprattutto sono soggetti che hanno per esempio uno stato cognitivo ridotto, un livello nutrizionale basso, assumono tanti farmaci, perché anche questo, il fatto di assumere tanti farmaci è un indice di comorbidità, cioè di pazienti che hanno tante malattie. E infine anche lo stato abitativo, lo stato sociale. Tutti questi elementi fanno sì che la fragilità, in un momento in cui l'evento pandemia è andato a entrare, a irrompere nella realtà italiana, ma mondiale direi, i famosi nodi al pettine di cui parlavo prima sono diventati ancora più evidenti, perché questi soggetti hanno visto, come dire, accentuare la loro condizione di vulnerabilità e di fragilità in virtù del fatto di che cosa? Che soprattutto con le norme di distanziamento sociale, la possibilità di raggiungere questi soggetti è stata amplificata, l'impossibilità di raggiungere questi soggetti è diventata amplificata. Allora, è necessario pensare che una condizione di questo genere è una condizione che impone un ripensamento del sistema sanitario. Ora non si fa altro che parlare di cure primarie, di rilancio delle cure primarie, di rilancio dell'assistenza domiciliare, di rilancio delle case della salute. Sicuramente questi sono, diciamo, degli strumenti che possono
devono essere diciamo, attivati, ma immaginando che l'approccio alla malattia, al malato, non è più un approccio al malato affetto da quella singola malattia, ma è un approccio che deve prendere in considerazione fattori determinanti non soltanto biologici, ma anche di tipo sociale e di tipo logistico, perché identificare l'ospedale come unica soluzione di risposta a questo tipo di pazienti rischia di essere qualcosa che non porta alla loro presa in carico complessiva. Ora, uno degli aspetti che è emerso in maniera ancora più evidente a cui si accennava prima è i pazienti che per definizione sono i più vulnerabili, e cioè i pazienti in fase avanzata, i pazienti che sono stati in qualche modo non solo per il Covid, ma anche per le conseguenze indirette, si sono trovati a dover morire in condizioni, diciamo, di solitudine e di isolamento. L'isolamento che è avvenuto sia negli ospedali, ma guardate, è avvenuto anche in quelle strutture che sono, per esempio, le strutture che si chiamano hospice. L'hospice, sono una delle caratteristiche fondamentali degli hospice era quello di essere delle strutture residenziali dove, laddove non fosse stato possibile assistere i pazienti a casa nell'ultima fase della loro vita, e era possibile identificare una soluzione residenziale dove il paziente si trova in una condizione abitativa che cerca di riprodurre la condizione abitativa. Gli hospice sono strutture per cui i familiari, fino alla pandemia, potevano entrare e uscire quando volevano, c'era una cucina a loro disposizione, e potranno dormire insieme al paziente stesso. Cioè, quindi quella situazione che ci si auspica che una persona in fin di vita possa trovarcisi, in modo tale da poter stare insieme ai propri cari in questa fase finale. Ora, causa Covid, pure quella è stata una situazione veramente traumatica, per cui non tanto a domicilio, dove sono comparsi altri problemi, di cui parlerò dopo, ma nelle strutture hospice è iniziata una chiusura ai parenti. E quindi questa chiusura significava che o la persona, in alcune strutture la possibilità era che una persona dovesse rimanere chiusa dentro l'hospice per almeno 24 ore, ma oppure soltanto per poche ore, o in alcuni casi addirittura non è stato proprio possibile essere presenti nell'hospice. Gli hospice hanno chiuso i loro battenti. C'è stata una grande discussione nel campo delle cure palliative, perché anche qui bisognava capire se cosa prevaleva, se doveva prevalere il diritto salvaguardare tutti dall'infezione o il diritto di morire in maniera dignitosa. Però anche questo ha avuto dei grandi contraccolpi da un punto di vista della possibilità di poter morire in maniera dignitosa. E allo stesso tempo anche morire dentro un ospedale essendo affetto da Covid in fase avanzata ha posto problemi non indifferenti da un punto di vista etico, al punto tale che, per esempio, le società scientifiche degli anestesisti, che erano dei rianimatori, hanno dovuto esplicitare delle linee guida, delle raccomandazioni per come affrontare e come gestire questi pazienti. Perché la cosa che colpisce
e che mi ha fatto ragionare spesso è che il Covid è come se avesse riportato indietro un processo che si stava innescando, e cioè cercare di trovare ciò che è appropriato e non futile nella cura di una persona. Noi sappiamo che esiste il concetto della proporzionalità degli interventi terapeutici in relazione allo stato della persona, alle condizioni cliniche. Allora, e sappiamo che contemporaneamente che la maggior parte di la categoria dei pazienti che più è stata pagata in termini di sopravvivenza sono i pazienti anziani. Allora, c'è stato a un certo punto un grosso problema all'interno della società scientifica e soprattutto nell'agire di tutti i medici coinvolti all'interno degli ospedali, soprattutto nelle terapie intensive, perché pensare di fare tutto il possibile, sempre, in qualsiasi caso, portando fino alle estreme conseguenze, parlo per esempio di ventilazione invasiva, parlo di misure rianimatorie, persone che in era pre-Covid ci si sarebbe posto il problema di quanto spingere avanti la terapia, quanto fosse appropriato continuare a fare misure di rianimazione in soggetti non giovani, ma soggetti per esempio con 3-4 comorbidità, con più di 85 anni, soggetti in cui a un certo punto ci si sarebbe fatti la domanda: ma ha senso andare avanti da questo punto di vista? Ora, durante l'emergenza Covid, vuoi per il grande carico di morti che ci sono stati, è come se si fosse, come dire, persa questa luce, questo momento di ragionamento su riflettere sulla appropriatezza del continuare misure di sostegno vitale in soggetti che eventualmente invece avrebbero potuto meritare un tipo di morte meno invasiva, quale la morte in terapia intensiva, quando spesso ormai nell'ambito delle cure palliative si identifica che i pazienti possono non essere più ventilati, intubati, sottoposti a un casco. Perché, guardate, essere sottoposti a un casco in ventilazione invasiva è un'esperienza molto traumatizzante. Noi purtroppo in campo ematologico questi pazienti li conosciamo bene, nel senso che sono pazienti immunocompromessi che fanno una ventilazione invasiva. Quindi, diciamo, questo mondo della morte in situazione di estrema intensività ci è ben chiaro. Allora, forse questa è stata una situazione in cui si è un po' perso il momento, la volontà di fermarsi e di ragionare su quanto fosse giusto continuare a ventilare in maniera invasiva una persona, cercando di sedarla, di fargli superare quelle sofferenze che poi di fatto molto spesso esitavano in un decesso, e invece di ricorrere a quello che sono gli strumenti che la nuova legge sul consenso informato e sulla disposizione anticipata di trattamento consente, e cioè di applicare la terapia del dolore, la sedazione palliativa, cioè introdurre quelle azioni che vengono identificate come azioni che si mettono in atto quando esistono cosiddetti sintomi refrattari, che cioè in presenza di una refrattarietà a tutte le misure intraprese in termini terapeutici, di fronte all'evidenza della non risposta a questo tipo di misure, il ricorso alla sedazione palliativa, e cioè a cercare di ridurre la sofferenza del paziente, inducendo uno stato di riduzione della coscienza, oppure a introduzione di terapia del dolore,
è un tipo di intervento eticamente accettabile. È chiaro, nel corso del Covid, nel corso di un'urgenza è molto difficile, probabilmente non c'è stata la possibilità nel singolo soggetto che questa persona esprimesse il proprio consenso o no a misure di diciamo astensione terapeutica. Quello che però ci deve far ragionare l'emergenza Covid in questo campo è che noi dobbiamo in qualche modo non perdere nella nostra testa il concetto che è necessario sempre di più consultare il paziente, la sua famiglia e avere la possibilità di farlo uscire dalla dimensione di solitudine. Quindi avere una situazione in cui è importante poter ragionare e nel mondo si sta affrontando proprio questo aspetto, perché si comincia a introdurre il concetto che l'equipe di cure palliative dovrebbero affiancare, essere presente anche all'interno dei reparti di rianimazione, anche nelle situazioni di terapie intensive, per essere, come dire, un'altra voce che possa aiutare anche i medici che stanno facendo un certo tipo di intervento terapeutico a vedere il loro intervento sotto un altro punto di vista. Proprio perché il livello di sofferenza che può essere stato determinato da questo tipo di intensività delle cure, anche in soggetti che avevano 90-93 anni, sottoposti a terapia intensiva, è qualcosa che forse deve farci sollevare l'interrogativo di dire: ok, questa era un'emergenza, eravamo tutti absolute beginner in questa situazione, però è importante ragionare su che cosa è appropriato e che cosa non è appropriato in certi contesti. Quindi morte dignitosa, quindi è stata una morte dignitosa, è stato molto difficile poter morire dignitosamente in questa fase storica. Non parliamo poi di tutti quelli che sono i rituali del lutto, che sono elementi che aiutano per chi resta a metabolizzare e affrontare una vicenda traumatica come la morte di un caro. La mancanza, come dire, di quegli elementi simbolici che ci aiutano a superare un dolore. Quindi è sicuramente stato come tutto, anche il mondo delle cure palliative si è trovato impreparato, perché si è trovato impossibilitato a intervenire. Parliamo della situazione della possibilità di morire a casa. Ora, voi potete immaginare cosa vuol dire che se una persona sviluppa un Covid nel corso di una situazione, un paziente che è in assistenza domiciliare per una malattia qualsiasi, può essere una malattia tumorale come può essere una malattia di tipo una insufficienza d'organo, insufficienza cardiaca. Ora, è vero, il concetto qual era? Diagnosi di Covid, paziente affetto da malattia grave, ospedale. Ma siamo sicuri che è sempre questo quello che tutti i pazienti volevano? Che tutti volevano morire in ospedale così intubati? Quante volte si è deciso che nelle cure palliative il paziente magari non deve andare in ospedale, ma si cerca di aiutarlo a domicilio? Ma allo stesso tempo il sistema non era in grado, e speriamo che lo sarà sempre di più, sperando anche con i vaccini la cosa venga sempre di meno, che si ponga di meno il problema,
ma non è in grado di poter gestire un paziente Covid a domicilio. Ma voi sapete la paura dei pazienti che noi assistiamo di finire in ospedale, perché tanto avendo il Covid dovevi finire in ospedale. Ora, io non sono un fautore della medicina narrativa a tutti i costi, però io penso che se io ci sono dei casi limiti in cui la medicina narrativa aiuta a capire qual è la dimensione di un problema come quello che è successo durante la pandemia Covid. E a me è capitato personalmente avere un paziente che ha sviluppato il Covid stando a casa, perché era un paziente con una leucemia acuta, un paziente anziano di circa 90 anni, e con dei familiari molto accudenti, e durante il suo percorso a un certo punto purtroppo sviluppa il Covid a causa di un contagio esterno. Ora, noi stessi, di fronte a questo aspetto, di fronte a questo evento, abbiamo consigliato il ricovero in ospedale, perché gli hanno detto Covid, noi facciamo il tampone, e il paziente presenta un tampone molecolare positivo, paziente con una leucemia acuta e anche un quadro iniziale di polmonite, noi continuiamo a fargli la terapia con trasfusionale, ma il paziente peggiora. Ora, questo paziente a un certo punto, noi a un certo punto alziamo le mani, perché diciamo il paziente con il Covid, questo paziente ha deciso di non andare in ospedale. Ora, perché racconto questa cosa? E questo paziente è riuscito alla fine a morire a casa con i suoi familiari. Allora, ha deciso di morire in maniera dignitosa. Ha deciso di non finire in una rianimazione, in terapia intensiva, da solo, intubato o meno, con un casco. Ora, questo è stato possibile perché la famiglia ha sostenuto questo atteggiamento e c'è stato qualcuno che l'ha aiutato, non noi, ma dei colleghi che erano esperti in Covid, che gli hanno dato una mano, ma non esisteva un sistema pubblico che ha consentito di curare i Covid a domicilio. Allora, e guardate che questo è un tema che riguarda sia il paziente che muore che il paziente che non muore. Cioè, il punto è, parliamo di dignità della morte, ma dovremmo parlare anche della dignità della vita. Non è detto che la presenza di Covid significhi che tu devi andare fino in ospedale. È vero che ormai ci sono dei precisi parametri per andare in ospedale, però io qui faccio l'esempio estremo. Sia che tu stai per morire, sia che tu sei un paziente che sviluppa un Covid e stai a casa, è molto difficile che tu riesca a trovare una risposta in termini organizzativi a domicilio. Questo è un altro punto che deve portare alla possibilità da parte del sistema sanitario di poter intervenire per concedere la possibilità di scelta. Parliamo, no, si parla di diritti, mi sembra, no? Uno del tema di questi incontri è il diritto, no? Allora, sicuramente questa emergenza sanitaria ha ridotto la possibilità di scelta di come vivere e come morire. E questo è un aspetto che è considerato, cioè si sviluppa, ma non per la malattia in quanto tale, ma perché il sistema di cura, di assistenza, per problemi antecedenti, i famosi nodi al pettine, è stato incapace di poter aiutare i pazienti fragili, cosiddetti, o vulnerabili. Ora, il tempo passa e io volevo dedicare questo ultimo quarto d'ora a due aspetti importanti. Cioè, quali sono i determinanti non soltanto biologici che fanno sì che una persona diventa
vulnerabile. Allora, io distinguerei due macro aree. Una è quella più squisitamente sociale e l'altra è quella più squisitamente economica. Entrambi sono interconnesse, ma se vogliamo parlare di un aspetto sociale, direi che a titolo esemplificativo vi dirò che le determinanti, diciamo, sociali di cui voglio parlare in questo caso coinvolgono più i paesi con condizioni, livello, diciamo, di sistemi economici consolidati, mentre quelli di tipo socio-economico possono coinvolgere in questo caso soprattutto i paesi con sistemi di sviluppo economico in difficoltà. Cosa voglio dire? Allora, è vero che ci sono tanti aspetti, ma quello che, di cui voglio parlare è il cosiddetto tema della solitudine, e che è stato pure citato da Frigeri all'inizio. Ora, la solitudine e l'isolamento sociale, che badate bene, sono due cose completamente diverse. Perché partiamo dai dati. Negli Stati Uniti il 22% delle persone dice di sentirsi sola. Questa è una ricerca della Kaiser Foundation. Un altro tipo di fonte ci dice che almeno un quarto nel Regno Unito della popolazione dice di sentirsi sola. E soprattutto uno degli aspetti più importanti che viene citato in un altro tipo di lavoro è che mi pare che siano 70 milioni di persone in Europa sostiene di vedere un familiare al massimo una volta al mese. 70 milioni. Allora, qui il tema è la solitudine. La solitudine, che cos'è la solitudine? Allora, diciamo, secondo i sociologi, è quella distanza tra le relazioni sociali che tu vorresti avere e quelle in cui tu ti trovi di fare esperienza. Cioè, la solitudine è una condizione soggettiva, ma che ha a che fare con le tue aspettative. Ora, quello che emerge con evidenza è che la determinante solitudine è un fattore prognostico di mortalità. Studi molto importanti ci dicono che la solitudine, come impatto sulla mortalità delle persone, è equiparabile a essere soli e sentirsi soli, perché badate bene che solitudine non vuol dire isolamento sociale, adesso andremo ad affrontarlo, ha lo stesso peso del fumo, di 15 sigarette, di l'abuso dell'alcol, ed è ancora più, ha un peso anche maggiore rispetto al fatto di essere obeso. E alla base della solitudine, alla base, diciamo, dell'impatto che la solitudine ha sulla mortalità delle persone, questo in era pre-Covid, questi sono studi che sono in era pre-Covid, è che questa condizione, chiamiamola così, sociale, psicologica, ha una sua corrispondenza a livello biologico. Le persone che soffrono di solitudine presentano dei marker infiammatori elevati, e cioè lo stato di solitudine e spesso ha un corrispettivo in termini biologici in uno stato di condizione di infiammazione cronica. Infiammazione cronica che predispone il paziente a una serie di poi di danni a livello biologico. Ora, questo aspetto, allora, voi capite che sentirsi solo
ha tre sfaccettature. Cioè, diciamo che la solitudine, uno può sentirsi solo stando in mezzo a tante persone, avendo una rete sociale di tante persone, e uno può, può stare, essere isolato, vivere da solo e non sentirsi solo. Quindi, attenzione, sono due cose, due concetti completamente diversi. Sentirsi solo è una dimensione soggettiva. Essere isolato socialmente è una condizione oggettiva. Tant'è vero che per identificare la solitudine è come identificare il dolore. Si utilizzano delle interviste, tipo domande tipo hai qualcuno con cui ti senti solo? Hai qualcuno a cui raccontare le tue preoccupazioni? Mentre l'isolamento sociale è qualcosa che ha a che vedere con essenzialmente il numero di relazioni, essere single o non single, a partecipare a delle associazioni, fare parte di gruppi, essere pensionato, ci sono come una serie di criteri che identificano l'isolamento sociale. Non è detto che ci sia un effetto aggiuntivo tra i due aspetti, che diciamo essere isolato socialmente può chiaramente dare un incremento, può essere causa di solitudine. Però quello che è necessario capire è che la pandemia ha avuto un effetto, è quello poi di amplificare ancora di più questa condizione, diciamo, di solitudine. E quindi il determinante, diciamo, sociale, vediamo che ha un impatto anche sulla abbiamo visto che ha anche un impatto per quanto riguarda la biologia. E quindi cercare di risolvere il problema soltanto da un punto di vista sanitario è qualcosa che, se noi intendiamo l'intervento sanitario in termini di politica sanitaria, aumentare i vaccini, fare più tamponi, non risolviamo il problema. Il problema deve essere in qualche modo affrontato, e per esempio nei paesi anglosassoni, tipo in Inghilterra, voi non so se è noto, ma è stato proposto l'istituzione di un ministero per il problema della solitudine. E guardate che gli interventi sono diversi, nel senso che per quanto riguarda l'isolamento sociale, cioè se noi pensiamo di fare degli interventi per affrontare il tema dell'isolamento sociale, non vuol dire che per forza questo impatta positivamente anche sulla solitudine. Cioè, uno degli strumenti una delle risposte più proposte per evitare l'isolamento sociale è l'uso di tecnologie, e cioè l'utilizzare, cioè rendere per esempio più accessibili alle persone l'uso di tecnologie per essere più in connessione. Quello che non è assolutamente scontato è che questo possa impattare positivamente sulla solitudine, che, ripeto, sono due variabili diverse, e entrambi agiscono in maniera separata sull'aumentare la fragilità del paziente. Quindi il tema della solitudine lo si può affrontare in tanti modi, per esempio incrementando le cure domiciliari, cioè il paziente che sta solo può essere raggiunto più facilmente da equip multiprofessionali, ma il tema della solitudine, non di isolamento sociale, è un tema dedicatissimo, che se me prende in considerazione un tipo di risposta umanistica, non solo tecnologica. Allora, per esempio, Jeremy Nobel, che ha questo nome Nobel, che è un nome, che è un programma, negli Stati Uniti ha creato questo progetto che si chiama Fondazione Arte e Guarigione nel 2004, che parte da questo presupposto. Cerca di coinvolgere le persone in attività
che sviluppa la loro creatività e attraverso anche le tecnologie, i social media, di mettere in comune queste attività creative che possono andare dalla pittura, dalla scrittura, creare poesie, ma identificando nella condivisione di questa loro, di questa creatività, uno degli strumenti, uno dei motori più potenti per cercare di superare la solitudine. Ora, guardate, quello che emerge è che sentirsi sola ha determinati una ricaduta sulla salute, perché determina un'alterazione della funzione neuroendocrina, quindi aumenta i livelli di stress. Ci sono peggiori comportamenti, tipo stile di vita. È riconosciuto che chi è solo ha stili di vita sbagliati, è malnutrito, utilizza più alcol, più fumo, ha problemi di sonno, ha una ridotta attività motoria e ha molta più facilità a sviluppare pensieri negativi, depressione e alla fin fine un ridotto accesso ai servizi sociali e sanitari. Quindi uno degli assi di, secondo me, quello che è importante è che ci dovrebbe essere un progetto culturale anche in Italia, sia di consapevolezza che la solitudine è un problema. E guardate che quello che emerge dai dati è che la solitudine, contrariamente a quello che noi pensiamo, è molto più rilevante nell'Europa meridionale occidentale rispetto all'Europa del Nord. Uno non l'aveva mai chiesto, ma c'è una fondazione, si chiama Manifesto per la Solitudine, che si può raggiungere facilmente in rete, che ci dice che questo dato di fatto è un dato di fatto importante, che non è soltanto, noi abbiamo questa, idea che nei paesi mediterranei, latini, siamo molto più, friendly, che c'è. Il dato della solitudine è più sviluppato a livello dell'Europa del Sud rispetto all'Europa del Nord. Dati alla mano. Quindi io credo che in Italia ci sia bisogno proprio di uno sforzo culturale nell'identificare questo aspetto di risolvere sia il problema dell'isolamento sociale e della solitudine e di capire qual è il loro impatto. Finisco citando soltanto un dato. Non ci dimentichiamo che tra i determinanti sociali, al di là della solitudine e dell'isolamento sociale, pesano i dati economici. Allora, io vi faccio vedere, se condivido in questo momento questo schermo, vi faccio vedere essenzialmente questi sono... questo, vedete, è semplicemente... È uscito, sono dati recenti, pubblicati su Corriere della Sera, percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino nel mondo. E qui andiamo da 0% al 70%. Ora vedete com'è la distribuzione, qui 0, 1, 5, 10, 20, 30. Guardate dove non è stato dato il vaccino, dove? A parte sulla Cina noi non abbiamo dati, anche se poi sappiamo che hanno dato almeno 400.000 dosi, però... Questo vi fa vedere quant'è il gradiente economico, l'impatto che ha il gradiente economico sulla sanità. E se noi andiamo a vedere quest'altro grafico ci dice che sicuramente in Cina sono stati dati 421 milioni di dosi, ma purtroppo non abbiamo molte notizie per quanto riguarda la percentuale. Questi sono i dati, l'Italia siamo a 28 milioni, quello che noi vediamo è che ci sono dei paesi e zero dosi somministrate, Tanzania, Burkina Faso, Chad, Burundi. Allora, io direi che queste persone le persone che abitano in questi posti sono vulnerabili ipso facto, perché se non c'è vaccinazione non ci sono neanche sistemi sanitari che consentono di affrontare un quadro di questo genere. Ora, un altro dato che mi sembra molto importante è
l'aspettativa di vita. Questa è una, il coefficiente Gini, molti di voi lo conosceranno perché sono molto più esperti di me, ma invece il coefficiente di Gini, ho imparato, è essenzialmente un indicatore di distribuzione di ricchezza. E voi vedete che c'è una correlazione inversa tra la aspettativa di vita e il coefficiente Gini, cioè man mano che arriva uno, il coefficiente di Gini è in dimostrazione che una persona prende tutte le l'income è 1 contro 0. Più si avvicina a zero, vuol dire che tutti hanno più o meno lo stesso reddito. Ora, diciamo, scusatemi il termine poco tecnico, però quello che mi interessa è farvi vedere, e questo è un dato pubblicato su Nature adesso, che una serie di realtà, quali per esempio quelle degli Stati Uniti, ci dice che l'aspettativa di vita è strettamente correlato con una alterata distribuzione della ricchezza. E questo aspetto è un aspetto che si manifesta ancora di più poi nella differenza di genere, in cui vedete l'aspettativa di vita in relazione all'income, i guadagni delle persone nella vita. Allora, finisco con questa foto, sono le 4. Questo è un articolo che è uscito su, anche questo su Nature, e che cosa fa? Parla di, fa questo ragionamento. Ricordate, negli Stati Uniti ci sono i cosiddetti lavori essenziali, i lavori degli agricoltori, che sono stati definiti essenziali, sono stati definiti quei lavori che durante la pandemia non dovevano essere interrotti perché procuravano cibo per la popolazione. Cosa emerge? Questo è stato fatto un'indagine su questa zona, che è una delle zone più ricche da un punto di vista della California, perché è un posto di produzione di agrumeti, di alimenti molto, 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 molto sviluppata. Ebbene, i lavoratori agricoli in California nel 2020 hanno avuto un incremento di mortalità del 40% rispetto secca, rispetto alla popolazione generale dello Stato. E se andiamo a vedere ancora di più i determinanti di carattere economico-sociale, i lavoratori agricoli degli impianti alimentari di origine latina hanno avuto un incremento del 60% rispetto a quello dei lavoratori bianchi. Cosa succede? Che questi lavori che vengono definiti essenziali sono lavori che sono fatti da gente, da persone che hanno problemi di offerta abitativa, di sistema sanitario non accessibile, di lavori precari. Queste persone non hanno potuto accedere a nessun sistema sanitario, come sappiamo bene, negli Stati Uniti, ma badate che gli Stati Uniti è una rappresentazione massima, ma questi temi, cioè del sistema sanitario universale accessibile a tutti, è un tema che non è soltanto negli Stati Uniti, ma anche in altre parti del mondo. Finisco con questa diapositiva, che fa parte sempre dello stesso articolo, che ve la sintetizzo così. Questo è il numero di volte in cui possiamo stimare come superiore rispetto alla popolazione bianca dei pazienti, di quanto sono morti in più i pazienti di origine ispanica, tre volte, i pazienti afroamericani, pazienti asiatici di meno. Quindi diciamo, e questo è invece il livello di perdita di lavoro in base allo stipendio. Chi aveva lo stipendio alto durante la pandemia ha avuto un incremento di opportunità di lavoro, mentre questo è il valore negativo di tutti coloro i quali avevano stipendi bassi, e quanto in termini di milioni di persone hanno perso la possibilità di lavorare.
Questo è un dato di fatto, è la terza determinante, il terzo asse su cui bisogna ragionare nel momento in cui si parla di vulnerabilità. Io direi che mi fermo qui, ho anche sforato di 3 minuti. Grazie. Grazie mille, professor Cartoni. E se qualcuno ha delle domande, delle osservazioni, degli interventi, nel frattempo io appunto volevo ringraziarla perché il suo intervento è stato veramente molto ampio e ricco. Io mi sono... tre aspetti mi hanno così sollecitato. Da un lato è chiaro che una situazione come quella che abbiamo vissuto ha messo in stress un sistema, ma nelle sue parole mi è sembrato di cogliere chiaro l'invito a a cogliere questa occasione per acquisire delle lezioni, per poter riformare e rilanciare e innovare anche quello che è un sistema. L'altro aspetto è il diritto alla scelta, no? Appunto si parla di diritti umani e diritto alla scelta di cui lei ha parlato, che deve essere accompagnato da un sistema capace di lasciare affinché la scelta sia libera da parte di chiunque. E il terzo aspetto è un po' l'interconnessione tra i vari aspetti, no? Il problema della pandemia non è solo un problema, diciamo così, tecnico-medico, ma è un problema che abbraccerà anche in futuro, perché poi l'impatto, come lei diceva, anche a medio e lungo termine non lo conosciamo ancora, ma abbraccia dimensioni diverse che richiedono risposte su piani diversi. E questo è forse uno degli aspetti più importanti anche che interroga la politica, no? Su chi poi deve portare avanti delle scelte rispetto al futuro. Per cui non so se tra i nostri ci sono delle domande, delle considerazioni. Non so, io volevo fare una considerazione su, più in generale sul rapporto fra ospedale e cura della persona al di fuori dell'ospedale. Mi sembra che ci siano più direttive di pensiero, cioè, ci sono vari fattori da considerare. C'è chi insomma ha ritenuto che il decremento delle risorse messe a tutela del sistema sanitario e comunque il problema delle risorse umane mancanti negli ospedali e quindi insomma la capacità di non tenuta del sistema comporti una sfiducia verso il sistema ospedaliero. Dall'altra però, per esempio, anche andare nell'ospedale, mi riferisco per esempio magari a persone che sono state nell'RSA, quindi le persone che sono state nell'RSA comunque mi sembra di capire da chi gestisce questi luoghi che vogliano invece andare in ospedale nel momento del bisogno, quando c'era appunto quel dibattito su però chi è nell'RSA può essere curato all'interno dell'RSA. In realtà mi sembra che poi invece chi è nell'RSA comunque vuole il suo posto nell'ospedale nel momento del bisogno, perché sente che quello è a garanzia del suo diritto alla salute. Cioè, quindi mi sembra che ci siano un po' delle direzioni divergenti o comunque delle considerazioni in più da fare forse su questo. Guardi, io lei diciamo che parla di un aspetto che è quello che è il nucleo della questione, cioè il rapporto tra sanità del territorio e sanità ospedaliera. Ora, ormai tutti sappiamo, l'abbiamo detto 2000 volte, che la nostra sanità è stata una sanità ospedalocentrica e che quindi c'è stata una grande disattenzione. E però è proprio per questo che, cioè, mi viene da risponderle, è proprio per questo che una persona che sta a casa o una persona che sta in una RSA alla brutta dice voglio andare in ospedale, ma è anche la persona che
non si sente bene a casa e che si vuole andare va al pronto soccorso. Cioè, in altre parole, se noi non riusciamo a dare delle competenze, qui parlo proprio di competenze, a livello delle strutture territoriali e distrettuali, e quindi vuol dire trovare un sistema e delle competenze anche mediche, di specialisti medici, che sappiano affrontare la situazione con le loro conoscenze, vuoi direttamente, vuoi attraverso la telemedicina, che è un altro elemento che dovrebbe, che vuol dire che in questa fase di cui si sta tanto parlando, ma che richiede una espansione. E non mi stupisce che la persona anziana che si trova in un RSA solo, che non vede mai un medico, che sta male, che ha la febbre, è chiaro che può andare in ospedale. Cioè, in assenza di una presenza, diciamo, di una figura competente che sia in grado di prendersi in carico quella persona, l'unica soluzione è l'ospedale. Quindi, se noi ci mettiamo dalla parte, diciamo, del consumatore, ahimè, oggi l'ospedale è tutt'oggi, oggi è il 20 maggio, 21 maggio, è l'unico posto dove tu puoi avere delle risposte di tipo specialistico, di competenza, che dà in grado di darti delle risposte, di offrirti delle soluzioni. La scommessa è proprio quella, cioè che se finché noi, io lo vedo nel campo nostro, finché noi avremo, per esempio, l'assenza di competenze a livello territoriale, per cui io faccio un esempio, decido di voler mandare un paziente a domicilio perché deve fare una terapia antibiotica e in quella ASL ti rispondono che non si può fare perché quel farmaco, che è un antibiotico, lo deve fare un medico, che non sta in cielo né in terra. Io devo, mi sembra, cioè, è importante, io faccio questo esempio perché dobbiamo parlare di cose concrete. Vuol dire che oggi, a tutt'oggi, non c'è una risposta territoriale che sia affidabile e competente. O meglio, ci potrà essere in un distretto, poi ce n'è un'altra, quindi diciamo che a sistema questa risposta non c'è. E quindi purtroppo l'ospedale è a tutt'oggi l'unica soluzione per trovare l'unica risposta per trovare delle soluzioni, diciamo, proporzionate al tipo di quesito che tu hai. Non so se era questo un po' il... Sì, sì, no, ho capito. Cioè, mi verrebbe anche da chiederle se secondo lei il piano di spesa dei fondi europei, insomma, va nella direzione di modificare... Dobbiamo leggerlo. Esistono già, il ministro Speranza ha già fatto meritoriamente, già prima della pandemia, aveva cominciato a ragionare già sulla identificare delle incentivazioni e dei spostamenti di fondi sulla medicina territoriale. Diciamo che uno dei punti più importanti è che oggi c'è il tema della complessità. Cioè, noi non possiamo pensare che nel territorio si fanno le cose semplici e le cose complicate in ospedale. Sì, è vero, le tecnologie sono in ospedale, però ormai le cose complicate si devono fare anche a livello territoriale. Perché un paziente che ha una patologia cronica ha dei problemi che devono essere affrontati anche a livello territoriale, altrimenti quel paziente torna in ospedale. Se non va in un ospedale di un'altra regione, mi verrebbe da dire. Se non va in un ospedale di un'altra regione. E quindi non ha diritto di scelta. Esatto. Va bene. Bene, vedo che non ci sono altri interventi, allora possiamo interrompere. E ringrazio davvero ancora moltissimo il dottor Cartoni. Grazie a voi.
Appunto, tutti questi video saranno poi disponibili sul sito del CESPI, della Treccani, e si potranno rivedere e consultare. Grazie ancora a tutti. Grazie, eh. Arrivederci. Arrivederci.